Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Prima di iniziare mi raccomando, iscrivetevi, è facilissimo, basta cliccare qui di sotto. Vi ringrazio a tutti quanti per aver creduto in me anche quest'anno, nonostante i video raffazzonati. Ma adesso andiamo a vedere cosa è successo nell'ultimo stage, tappa 14. Piove di brutto per stage 14, il bivacco è allagato e la speciale, che prevede solo 136 km ma molti su terra battuta, è un'enorme distesa di fango. Si corre sulla costa del Golfo Persico e questo arrivo ricorda vagamente gli arrivi al Lago Rosa di Dakar in Africa. Tra le moto è ancora tutto da decidere, Benavidas e Price sono staccati di appena 12 secondi, Owens l'americano è staccato di 1 minuto e 30, ma sono tutti lì. Oggi si parte a ordine inverso, quindi saranno gli ultimi tre a entrare nella speciale. Benavidas è come un martello, si trova a suo agio sul fango e al waypoint 2 passa in testa. Price è in terza posizione ma paga 1 minuto e 49 dall'argentino. Al 102° chilometro Price attacca, guadagna terreno e gli altri sono tutti a fine speciale che aspettano l'australiano per vedere chi ha vinto la Dakar numero 45. L'australiano arriva ma staccato di 55 secondi dall'argentino. Vince la 45esima edizione della Dakar Kevin Benavidas, staccato di appena 45 secondi. Price, un po' più attardato, a più di 3 minuti. Owens. Nella generale tra le moto il migliore degli italiani è Paolo Lucci in 15esima posizione e secondo nella Rally 2. Più attardati gli altri, Picco è 72esimo ma è 3 giorni che corre con una mano rotta, Giraldi è 78esimo, Eufrasio 89esimo, meglio di loro Ottavio che ha fatto il 71esimo posto, Zacchetti il 64esimo e Fanottoli in 47esima posizione. Tra le auto è una parata trionfale per Alatia, la speciale va a una BRX, quella di Sicheri, ma la generale va al Quattariota con oltre un'ora di anticipo su Sebastian Loeb. Alatia non ha praticamente sbagliato nulla per 14 tappe, forte anche di una Toyota Hilux che è arrivata a maturità. È veramente impressionante vederla nel deserto, è una macchina formidabile dal mio punto di vista e sarà difficile alzare l'asticella nei prossimi anni contro questa Toyota, a meno che la FIA non faccia i suoi soliti malghini e vada a cambiare i regolamenti a favore di chi va di moda in quel momento. L'ha già fatto, come possiamo ricordare, con l'entrata delle 205 Turbo 16 nell'86 e poi con le Citroen, sempre Turbo 16. Quindi non è nuovo a questa cosa, ma sono polemiche da niente. In seconda posizione chiude Loeb, in terza posizione riesce a mantenere il rookie brasiliano Moreas, sempre su Toyota. Tre camion è una parata trionfale, si parla tanto di italiano perché i tre camion sul podio sono tutti e tre Iveco Powerstar. Il primo, quello di Van Kastener, porta colori di un team storico della Dakar, quello di De Roy. Gli appassionati si ricorderanno di questo camionario che ha fatto veramente la storia di questo rally, prima con i DAF, poi con gli Iveco. Seconda posizione per Macic, il ceco anche quest'anno, nonostante mancasse Rui Kamaz, non è riuscito a vincere e è quasi a 40 minuti. Terza posizione per il secondo Iveco di De Roy, quello di Van den Brink. Io ti ringrazio per tutto il tuo tempo, per avermi sopportato e supportato anche per questa Dakar numero 14. Mi scuso ancora per questi video raffazzonati, ma meglio di così non potevo fare quest'anno. Io ti do appuntamento a marzo per l'Africa Eco Race, dove ti ricordo saremo in corsa. Prima usciranno tanti video su qualcosa comunque inerente sempre al rally ride e al mondo dell'off-road.
Grazie di tutto e ti do appuntamento nei prossimi video. Ciao!